cura dimagrante nel settore pubblico per ridurre il deficit. Il governo Rajoy sta mettendo a punto un pacchetto di misure che prevedono la riduzione della partecipazione dello Stato spagnolo in alcune aziende pubbliche e il taglio di decine se non centinaia di enti giudicati inutili con il concorso delle amministrazioni locali e dei governi autonomi. Il governo sta pensando anche di consolidare la situazione delle banche spagnole, per le quali potrebbero venire accantonati fino a 50 miliardi di euro a copertura dei crediti inesigibili. Venerdì scorso l'esecutivo aveva presentato la prima parte del suo piano economico che prevede 8 miliardi e 900 milioni di tagli e 6 miliardi e 300 milioni provenienti da nuove imposte. Il deficit del 2011 dovrebbe sfiorare l'8% del PIL e l'obiettivo è riportarlo al 4,4% a fine 2012, obiettivo che comporterà 40 miliardi di euro di economie.